può essere una base per iniziare un percorso comune che voglia considerare i valori della fede, ma affinché questo percorso comune possa portare a dei risultati positivi, possa costruire una comune civiltà del mondo, è necessario che il fondamento del dialogo corrisponda a ciò che sul piano universale ed assoluto ed oggettivo rappresenta l'essenza della comune umanità, così come è necessario che sin dall'inizio ci sia la condivisione del traguardo, cioè il traguardo che corrisponde al bene comune e all'interesse generale. È importante comprendere che il dialogo non può essere mai fine a se stesso, non si dialoga per dialogare. Il dialogo non è un ponte sospeso nel nulla, il dialogo ne richiede la consapevolezza del punto da dove si inizia e del punto dove si arriva. Diversamente il dialogo rischia di essere uno strumento che viene utilizzato arbitrariamente da coloro che sfruttano la libertà, le leggi, la democrazia per imporre il loro arbitrio, per imporre la loro tirannia. Ho voluto che queste considerazioni fossero presenti in questa testimonianza in grazia a Gesù, che è fondamentalmente il racconto di una grande gioia. Io l'ho definito il giorno più bello della mia vita. E ho voluto all'interno di questa grande gioia rievocare i tratti salienti del mio percorso di spiritualità superiore, affinché tutte le persone che hanno a cuore la centralità dei valori possano disporre di uno strumento su cui riflettere. E il mio auspicio è che ciascuno di noi possa diventare un autentico protagonista di fede e di valori per dare il proprio contributo a colmare la discrepanza profonda che c'è oggi nel nostro mondo tra materialità e spiritualità. E essere protagonisti oggi significa riuscire a portare a compimento un processo di maturazione interiore che porta a saldare in modo armonioso quella dimensione della conoscenza che ci conduce alla verità, quella dimensione dei valori che corrisponde al bene comune con la dimensione dell'azione che realizza concretamente l'interesse generale della collettività nazionale e umanità. Il dato confortante è che c'è una speranza. Il dato confortante è che questa speranza ricade sulle spalle di ciascuno di noi. Che se ciascuno di noi si assume consapevolmente, responsabilmente, la propria parte di missione, noi potremo farcela. Ma è necessario che verità e libertà, che fede e ragione, che valori e regole siano un tutt'uno, indissolubile. E credo che la vostra presenza qui oggi rappresenti una speranza. Io vi ringrazio di cuore per l'attenzione e proseguirò volentieri ancora questo nostro incontro, rispondendo volentieri alle domande che vorrete rivolgermi. Grazie. Thank you.
cui io poi pregherei il pubblico di avvicinarsi a questo settore dove sono troppo gelato. Il suo libro si apre con una lunga serie di ringraziamenti agli amici. Ora io ascoltandola pensavo che questo rischio di individualismo c'è anche all'interno dei cattolici. Cioè, il cristianesimo per sua natura ha bisogno di una dimensione comunitaria, non si può vivere la fede da solo. Quindi volevo chiedere che peso ha avuto questa dimensione nella sua professione, che peso ha l'amicizia in questo suo percorso. Che sono due facce della stessa medaglia. Non scindibili. L'incontro è un incontro con una persona che ci affascina, ci coinvolge nell'insieme della nostra umanità. Certamente è una condivisione piena di valori, di regole, la partecipazione ad un'azione collegiale necessita di riferimento ad una comunità. Sono due facce della stessa medaglia che corrispondono a quello che è l'essenza del nostro essere come persone, dove abbiamo una individualità, una interiorità, una specificità, unicità come persone, ma al tempo stesso siamo parte integrante, indissolubile di un insieme senza il quale non avrebbe senso ciò che è in noi, ciò che sono le nostre aspirazioni profonde. Quindi io ho certamente beneficiato in ugual misura dell'incontro con delle comunità di cristiani. Quando ho citato le suore congoliane, i sacerdoti salesiani, e nel libro descrivo dei simboli, ma è del tutto ovvio che si tratta di contesti comunitari, dove appunto un insieme di chiesa, di comunità cristiana era ben presente. Lo stesso è stato quando ho fatto riferimento a Comunione e Liberazione, con i quali ho una amicizia sincera e profonda da tanti anni e che considero, io l'ho definita la mia casa dei valori, è un ambito particolare e di grande conforto spirituale per la presenza soprattutto di tanti giovani che hanno dei valori, che hanno una fede solida e che cercano di tradurre tutto ciò nel loro vissuto, nella loro quotidianità. Ed è qualcosa che ci deve far comprendere come il ricatto generale dell'insieme della società potrà avvenire sia quando le persone nella loro individualità, sia quando quell'insieme di istituzioni che ci accompagnano, dalla famiglia, alla scuola, agli enti che hanno il compito di gestire la dimensione pubblica, la società, la politica,